Allora, in questo esempio, giusto per vedere l'uso dei vettori, ho scritto un pezzettino di codice nel quale chiedo all'utente di immettere un vettore, l'utente immette un vettore, dopodiché gli chiedo di immettere un elemento e andiamo a ricercare se questo elemento è presente o meno nel vettore. Quindi il tipo di applicazione che facciamo adesso serve a vedere come si definisce un vettore, quindi la sua dichiarazione, la definizione, l'uso della variabile riempimento. Vi ricordo che quando definite un vettore lo definite di una dimensione massima, per esempio 100, poi chiedete all'utente quanti elementi vuoi inserire, l'utente dice 12. Allora, lo spazio in memoria riservato rimane per 100 elementi, però devo stare attento a usare solo i 12 che l'utente ha effettivamente inserito. Quindi, in generale, abbiamo visto la volta scorsa che nella funzione header, nell'header file, abbiamo definito la costante n al valore 100. Ora, quindi, questo è un valore costante. Nel main posso definirmi un vettore v di n elementi, n è quella costante che vale 100, quindi qua sto definendo un vettore di 100 elementi. Poi mi definisco una variabile riemp che mi contiene il riempimento effettivo, cioè quanti elementi il nostro utente vuole inserire. L'algoritmo di ricerca si basa su quest'idea. Una volta che io ho inserito il vettore, voglio vedere se in questo vettore l'elemento c'è. Allora io devo scorrere il vettore elemento per elemento, confronto l'elemento del vettore con quello che sto cercando. Se è uguale, allora l'ho trovato. Se non è uguale, devo continuare a cercare. Ragazzi, questo algoritmo è un ciclo secondo voi a conteggio o un ciclo a condizione? È un ciclo a condizione, come ha detto giustamente qualcuno. Perché? Perché io non so quando mi fermo. Se non lo trovo proprio, allora scorro tutto il vettore e l'elemento non lo trovo e dico non c'è. Ma se per caso lo trovo in terza posizione, appena lo trovo posso immediatamente fermarmi e dire ok, l'ho trovato, è in posizione 3. Allora uso una variabile booleana trovato, che ha proprio questo significato. Se la variabile trovata è true, vuol dire che l'elemento l'ho trovato nel vettore. Se è false, vuol dire che l'elemento non l'ho trovato. Allora ragazzi, la struttura che utilizziamo tipicamente è questa: immetti la dimensione del vettore e l'utente dice ne voglio usare con la variabile riemp 12 elementi, dopodiché faccio un ciclo per immettere gli elementi del vettore, e qui ho usato la notazione che abbiamo visto anche l'altra volta per far comparire in ciclo all'utente v di 0 uguale, v di 1 uguale e così via. Ragazzi, dopo aver stampato e importato, dopo aver letto il vettore, per essere sicuri che il dato che abbiamo acquisito è fatto bene, cioè esattamente quello che mi aspettavo, fatemi fare subito una stampa. Quindi scriviamo il vettore immesso è e facciamo stampare a video gli elementi che abbiamo inserito. Ragazzi, questa cosa è importante perché in caso di errore nell'emissione dei dati vi rendete conto subito di quello che è successo. Quindi quando acquisite i dati, questa si chiama una stampa di prova. Nella fase di testing del codice potete lasciare queste stampe di prova. Quando siete sicuri che tutto funziona bene, eventualmente questa parte potete anche commentarla, ma all'inizio è bene che vi fate esattamente vedere quello che avete inserito. Dopodiché chiedi all'utente di immettere un valore e l'utente immette un valore nella variabile x. Ora comincia la parte di algoritmo di ricerca. Ragazzi, questo algoritmo è il cosiddetto algoritmo di ricerca di un elemento in un vettore disordinato. Cioè, se gli elementi che ho messo in questo vettore non rispondono a un ordinamento,
vi ricordo che un vettore si dice ordinato se per ogni i VDI è minore di VDI più 1, oppure in alternativa, ma questo l'avete visto anche con le successioni, una successione quando è ordinata? Se presi due generici indici IJ con I minore di J, se è ordinato vuol dire che l'elemento I della successione è minore dell'elemento J. Il vettore lo potete tranquillamente vedere anche come una successione, perché in questo caso stiamo dicendo che l'indice del vettore rappresenta la posizione dell'elemento nella successione. Se questa è ordinata, vuol dire che comunque prendo due indici I e J, VDI deve essere necessariamente minore di VDJ. Allora, se questo non è il nostro caso, cioè se questa sequenza non è ordinata, allora è chiaro che per poter dire che un elemento è presente nel vettore lo devo esplorare tutto. Se invece la mia sequenza fosse ordinata, potrei fare qualcosa di meglio? Cioè, la domanda è questa: se la sequenza è ordinata e io sto cercando un elemento in questo in questa sequenza, la devo comunque guardare fino alla fine per capire che l'elemento non c'è, o mi posso fermare prima? Allora, questa è la mia sequenza di elementi. Io sto cercando l'elemento x uguale 7. Ho bisogno di arrivare fino alla fine per capire. Allora, qual è la regola? Guardo, comincio a esplorare, prendo il primo elemento e lo confronto. È uguale? No. Ma questo elemento è più grande di questo? Sì. Allora ho speranza di trovarlo più avanti. La stessa cosa con questo, la stessa cosa con questo. Quando arrivo a questo qua, vedo che questo elemento è già più grande di questo. Ma se la sequenza è ordinata, vuol dire che per tutti gli indici superiori, gli elementi VJ saranno maggiori di questo qui. Ma dato che questo è già maggiore dell'elemento X che sto cercando, allora per definizione tutti quelli che vengono dopo sono maggiori di questo e quindi non ho più speranza di trovarlo. In questo caso mi posso fermare, ma se questo non è un vettore ordinato, e che ne so, arrivati qua, dico questo è più grande, ma quelli che vengono dopo possono tranquillamente essere più piccoli, quindi per poter dire che questo elemento non c'è, devo arrivare fino in fondo. Allora, la volta prossima vedremo gli ordinamenti e quindi faremo la ricerca in un vettore ordinato e vi proporrò delle soluzioni alternative. In questo momento affrontiamo il problema della ricerca in un vettore disordinato. Allora, che cosa devo fare? L'algoritmo tipicamente è questo. Si pone trovato uguale false. All'inizio non l'ho trovato, quindi la variabile booleana inizialmente è falsa. I uguale 0, questo per dire che comincio a scorrere il vettore dalla prima posizione. Poi c'ho una variabile pos che mi deve indicare la posizione nella quale ho eventualmente trovato il mio elemento. Perché metto il valore meno 1? Perché all'inizio, se mettessi un valore maggiore di 0, quella sarebbe già la posizione dell'elemento dove l'ho trovato. Quindi devo mettere un qualunque valore che sia certamente esterno all'intervallo dove posso trovare il valore effettivo. Tipicamente si usa il valore meno 1, ma potreste anche mettere meno 10, potreste mettere 200, quello che vi pare. L'importante è che sia un valore esterno agli indici del vettore che sto scorrendo. A questo punto comincia il ciclo while. Come abbiamo visto la volta scorsa, il while
ha due condizioni in end. La prima che mi dice not trovato, quindi se trovato è false, not trovato è certamente true, quindi continuo a cercare mentre non ho ancora trovato l'elemento. Ma non appena lo trovo, trovato diventa true, not trovato è false, poiché è messa in end, il ciclo si interrompe. Nella prima condizione ci scrivo i minore di riemp, poiché riemp è il riempimento dei valori che è messo l'utente, io devo garantirmi che sto cercando l'elemento nell'ambito dei valori che l'utente ha inserito, non devo andare oltre. Come sempre questa la metto prima di quest'altra condizione, perché? Per la condizione di cortocircuito che abbiamo visto ieri. Nei costrutti end questa condizione viene verificata per prima, se è falsa l'altra non si verifica proprio. Allora, quindi questo mi garantisce che rimango nel ciclo while mentre non ho ancora trovato l'elemento e mentre ci sono ancora elementi da esplorare. Entro qui dentro e dico: se VD è uguale a X, allora trovato uguale true, posso uguale I, perché è vera e questo elemento è proprio la posizione che sto cercando, altrimenti incrementa l'indice I e continua a cercare nel vettore. Ragazzi, quando questo ciclo while termina, può terminare per due condizioni: o perché I è diventato maggiore di riemp o uguale a riemp e quindi l'elemento non l'ho trovato, oppure perché la variabile trovato è diventata vera e quindi sono uscito prima del tempo. Per cui quando finisce il ciclo io mi chiedo: è vero che l'ho trovato? Se è vero scrivo cout valore x trovato in posizione false, altrimenti else valore x non trovato. Beh, quindi l'algoritmo di ricerca di un elemento in un vettore concettualmente è molto semplice. Devo scorrere il vettore dal primo elemento fino all'ultimo e mi devo fermare non appena l'ho trovato. Ragazzi, quando la traduciamo la frase cerco l'elemento nel vettore esplorando dal primo all'ultimo e mi fermo non appena l'ho trovato, questa frase diventa immediatamente è un costrutto while, perché ci vuole un ciclo a condizione e non un ciclo a conteggio. Ci vuole una condizione booleana, quindi una variabile booleana per indicare che l'elemento l'ho trovato, dopodiché passo alla scrittura del codice. Quindi quando formulate l'algoritmo in un linguaggio ad alto livello, immediatamente poi possiamo passare alla stesura del codice nel linguaggio C++. Allora, rapidamente proviamo a compilare questo codice. Allora, quando parte il programma mi chiede di dare qual è la dimensione del vettore. Ragazzi, fate attenzione, la dimensione che l'utente ha immesso non deve essere superiore alla dimensione massima del vettore. Questa condizione io non l'ho verificata, ma andrebbe nella fase di analisi dei dati di input verificata la condizione che i dati che immette l'utente non devono essere in contrasto con la definizione delle mie variabili. La volta prossima vi faccio vedere come si fa un piccolo algoritmo per verificare la correttezza dei dati immessi. Allora, mettiamo per esempio 6 e adesso parte il ciclo e mi dice v di 0 uguale 56, 9, 11, 6, 5, 0. Completata l'immissione, mi faccio immediatamente stampare al video il vettore che ho inserito e quindi
verifico che i dati immessi sono esattamente quelli che io volevo fossero memorizzati. Ragazzi, questo è quello che ho scritto io. Questo è quello che si trova in memoria all'indirizzo del vettore V. Allora, che vogliamo vedere? Il caso che lo trovo o che non lo trovo? Scegliete un valore di... Facciamo il caso che lo trovo. Scegliete un valore di questi. Metto per esempio il valore 9. Allora lui mi dice valore 9 trovato in posizione 1. Perché non appena ha cominciato la scansione, arrivato qui si è verificata la condizione 0. Potremmo ripeterlo, insomma, l'esercizio è estremamente semplice. Allora, questo per dirvi, quando trattate i vettori dovete sempre, riassumendo e ci fermiamo, dovete sempre definire una costante numerica che mi dà la dimensione massima del vettore, definite il vettore, ne definite il riempimento, fate inserire all'utente il riempimento, effettuate la fase di immissione dei dati e ne verificate la correttezza, dopodiché si parte a scrivere l'algoritmo sul vettore. Partendo da questo provate a fare, l'abbiamo già visto anche insieme, provate a rimetterlo nel vostro codice, l'algoritmo che mi ricerca il valore massimo, il valore minimo e il valore medio presente nel vettore, e nel caso del valore minimo e del valore massimo mi dice anche in che posizione si trova. Ragazzi, quello che vi consiglio di fare è, via via che facciamo gli esercizi insieme, fatevi la vostra libreria di programmi sul vostro computer, perché all'esame voi dovete fare un test al calcolatore. Allora, noi faremo tutta una serie di algoritmi di ricerca, algoritmi di ordinamento, eccetera. Allora, al momento dell'esame non dovete reinventarvi quegli algoritmi, dovete averli studiati ed essere in grado di riprodurli, ma deve essere una cosa nota. Allora, fatevi la vostra libreria di programmi in modo che li potete usare, vi esercitate, eccetera. In sede d'esame, dopo è scontato che voi ragioniate sull'algoritmo che dovete realizzare, utilizzando come mattoncini tutti questi pezzi di codice che sviluppiamo insieme e che io vi do già belli fatti. Dovete solo studiare e ricordarli in sede d'esame. Noi faremo diversi algoritmi di ordinamento, diversi algoritmi di ricerca. Allora, voi li studiate, in sede di orale discutiamo quale algoritmo di ordinamento è meglio. Per lo scritto, fatevene uno che lo ricordate in maniera perfetta, andate là, perdete 20 secondi a scriverlo, non dovete mettervi a rielaborare. L'esame dura 2 ore, ma è un tempo molto lungo se uno ha già tutti i mattoncini, pensa alla soluzione e lo realizza. Ma se in quel momento volete mettervi a sviluppare l'ordinamento, la ricerca, allora non ce la fate più. Quindi i mattoncini devono essere belli e pronti, li utilizzate al momento opportuno in sede d'esame. Quindi tutto questo codice che vi do e che facciamo insieme, una parte lo sviluppate voi, una parte lo sviluppo io e una parte lo facciamo insieme nelle esercitazioni, archiviatelo nel vostro computer in una libreria di programmi sui vettori, sulle matrici, eccetera, eccetera, e così sapete già tutto bello e pronto. Ok? Ragazzi, noi ci vediamo, credo, martedì prossimo.